Eccoci Davide. Controlla la formazione, la panchina. La voce potrebbe andare via all'improvviso. E ti dirò di più, pure la corrente, perché è andata via la corrente prima, non succede quasi mai. Un'oretta fa è andata via la corrente, poi è tornata subito, però. Oggi ho osservato speciale centravanti De Jong. Ma tu nel caso la sera, stasera ci stai? Verso le 10. Dire qualcosa. Già, sono proprio curioso di vedere Derby County di Rune. Gioca Rune, io non ci ho fatto caso. Ah sì, ti avevo chiesto se nel caso ci stai stasera per fare ritorno, se no domani mattina. Perché tanto stasera io mi devo giocare la partita di Luca, se ci stavi approfittavo a fare ritorno, se no domattina.
fino a mo' palloni giocabili a De Jong, nessuno. Ok, vabbè, dai, poi ci aggiorniamo. Mazza, 4 spettatori, pagate il biglietto, 3 euro a biglietto, 12 euro. Dai, sono scappati tutti, appena hanno sentito che si paga. Questi vincono la coppa. Josephson. Ha trovato un bel gol. Comunque la partita mia per la prima volta c'è stata un'espulsione, il secondo tempo, e poi c'è stata pure una simulazione negli ultimi 5 minuti. Simulato era nel recupero un giocatore mio, non mi ricordo chi. Infatti io pensavo che era rigore, poi ho visto che ha ripreso, che ha ammonito e poi ha ripreso con la punizione. Boh. E l'espulso è un giocatore loro, non mi ricordo, uno di questi, che sicuramente non sta a giocare perché è squalificato. Però non mi ricordo chi è. E non ci ho fatto caso manco se era doppia ammonizione o rosso diretto, credo doppia ammonizione. Però ha fatto tipo che ha dato prima il rosso e poi ha fatto vedere il giallo. Intanto De Jong si è mangiato un gol. Ecco, giusto perché sta bene. Questo che stava arancione lo metteva dentro. No, vabbè, non voglio dire. Si è sbranato sto gol comunque. Mettiamo su. Derby County sta vincendo anche a Siviglia 1-0, è l'unico di non porta. No, vabbè, è una partita da un valore.
finale sarà Derby County, Sheffield Wednesday. Porta su sto pallone, fai qualche metro, ce l'hai davanti, lo spazio. Vediamo che sta impiantato lì in mezzo a 4-5 difensori. No, qua stava sfruttando, ha fatto un bel colpo di testa. Anche il figlio. Se entrava la palla faceva un Eurogol. Giocare doveva girare a tirarsi, però è circondato io. Un gabbiano. Appena esce il pallone, se esce.
Davide, niente, sono riuscito a fare i cambi. Comunque, vabbè, sta ancora in gioco 1-0. Si è mangiato quello all'88esimo sul cross. Bastava che la toccava, è arrivato in ritardo. Non so, lo vedremo sugli highlights. 1-1 sarebbe stato un po' più comodo, però comunque Vienna vince ritorno. A me mi hanno fatto 2-0, stavo praticamente già fuori. 1-0 se lo fa. Dai, sì, sono una squadra proprio. Si chiudono tutti. Stanno in 10, tiro la linea della palla, un attimo. Ti voglio parlare di una cosa. Un attimo. Una parte liquidosa che era appiccicosissima questa, che c'era una palla dentro, che adesso è appiccicosa, pure questa è appiccicosa. Qua non ci è arrivato, guarda. Non si può Mamma aprire, mia. papà. Non si può Mamma mia. aprire. No. No, non l'apri. Perché questo viene tutto Siete pieno. appiccicosa. È vero, papà. Sì, non l'apri, appiccicosa. Sì, perché arriva tutto appiccicoso. Vabbè. Cioè, Uno, vabbè, insomma. Potranno due. È finita? meglio. È finita? No, aspetta. Ancora no? Questa è la forma velluga contro Mamma mia. il Paris Saint-Germain. Speriamo bene. È Guarda stato che sta coppa dei lupi l'anno arriva poco. Vabbè Davide, dai, allora se becchiamo stasera, io rimango che ci stai, verso lui gioca alle 9:30, Luca per fare una partita ci mette 5 giorni, quindi 10 e qualcosa. Se dovessi non starci, mandami un messaggio, dici io non ci sto, giochiamo domani, tranquillo. Per il resto, niente, dai, se becchiamo stasera o domani. Bella. Ok.